La Cassazione ha confermato il sequestro della nave Juventa, respingendo così il ricorso della ONG tedesca Jugendrettet, proprietaria del natante bloccato nel porto di Trapani dall'agosto 2017. Secondo i giudici, la ONG avrebbe favorito l'immigrazione clandestina in collusione con gli scafisti. Le prove a nostro carico, ha dichiarato il portavoce Philip Kulker, che sono anche ampiamente circolate tra i media italiani, a nostro avviso sono state chiaramente fabbricate. Ad essere contestate dai giudici, che renderanno note entro un mese le motivazioni della sentenza, sono soprattutto due operazioni di soccorso avvenute a settembre 2016 e giugno 2017, nel corso delle quali i soccorritori avrebbero avuto contatti sospetti con trafficanti di esseri umani. La ricostruzione della Procura di Trapani è stata però contestata in più punti in una controindagine pubblicata sul portale Forensic Architecture, il cui staff è composto da legali e reporter investigativi.